io mi chiamo Luca Conciaro, non sono un informatico, non sono un tecnico, sono un appassionato, per cui mi scuserete se quello che vi racconto magari non è proprio tecnicamente corretto, però vi volevo così un po' passare un po' della passione che ho io per questa tecnologia. Chi di voi conosce Arduino? Qualcuno c'è, quindi voi fate finta di niente, lo racconterò per gli altri. Mi aiuterà Marco Agostinelli, che è un musicista, perché io vi faccio veramente, vi dico solo due parole e poi vi facciamo vedere quello che abbiamo preparato, che sono alcune, una dimostrazione di cosa si può fare con Arduino, delle cose semplici, semplicissime, ma abbastanza curiose e simpatiche. Vi volevo solamente raccontare la storia di Arduino, perché secondo me è piuttosto interessante. La storia parte nel 1964, 40 anni fa, non è proprio vero, ma però cosa è successo 40 anni fa? 40 anni fa queste quattro persone, forse voi non lo sapete, hanno inventato il primo personal computer. Queste quattro persone qui erano italiane, nessuno lo sa, però a Olivetti nel 1964 è stato costruito il primo personal computer, che si chiamava Programma 101. E dopodiché l'Olivetti è un'azienda che non ha creduto, non è riuscita a credere nel fatto che il personal computer potesse essere l'innovazione del futuro, non ci ha investito nella maniera adeguata e quindi il personal computer inventato in Italia è stato reinventato negli Stati Uniti. Che è successo però? È successo che 40 anni dopo, sempre a Torino, sempre intorno ad Olivetti, ci sono state delle altre persone che hanno inventato un'altra cosa. Le persone sono queste, sono questo gruppo di quattro professori, studenti, cinque studenti, professori di un istituto di design, che hanno detto: ma perché non pensiamo a qualcosa di diverso per diffondere l'informatica, per diffondere diciamo quella che è l'elettronica, i microprocessori, il computer? Perché tanta gente ha sempre lavorato a livello hobbistico con dei microprocessori, con dei computer ai quali ha collegato di tutto, però ha sempre lavorato da sola e ognuno si è reinventato sempre la ruota. Allora ho fatto qualche ragionamento e ho detto: ci inventiamo Arduino. Cos'è Arduino? Arduino non è nient'altro che un piccolo computer, piccolissimo, questo è ingrandito almeno 40 volte, come tanti altri, no? Quindi è una basettina su cui c'è quel progetto del gruppo che vedete con i piedini color metallo, che non è nient'altro che un piccolo computer. Quindi c'è dentro la possibilità di fare dei conti, c'è una memoria, c'è la possibilità di interfacciarsi con l'esterno. Quei piedini con i buchini che vedete agli estremi sono proprio dove ci si possono infilare i fili per collegare delle lucine, i LED, per collegare dei bottoni con i quali ricevere dei segnali, con collegare le cose più strane che possono venire in mente. Quindi visto così non hanno inventato niente di nuovo, esisteva già tutto quello che loro hanno inventato, perché il microprocessore poi non l'hanno mica inventato loro, l'hanno comprato da un'azienda che costruisce microprocessori. Quindi cosa hanno inventato questi di diverso? Prima di tutto loro hanno detto: sai, se tu una cosa genericamente non la puoi aprire, non la puoi conoscere. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vuoi sapere veramente come funzionano le cose, le devi provare ad usare, le devi smontare, le devi rimontare, devi provare a fare le cose. Arduino è un modo semplice per provare a fare le cose, fondamentalmente. Perché? Perché loro hanno inventato quella basetta, ma hanno inventato anche un sistema per programmarlo, hanno inventato tanti sistemi per programmarli, semplici, hanno fatto sì che questi sistemi fossero ben documentati, perché internet ci ha spiegato perfettamente tutto di come si fa a programmare questo oggetto. E la cosa più bella di tutto è che hanno creato attorno a questo oggetto una comunità di persone, cioè chi inventa qualcosa di nuovo lo pubblica,
Quindi io che voglio fare un oggetto come quello che abbiamo portato qui oggi, non faccio nient'altro che andare a vedere chi ha inventato che cosa, c'è qualcosa che mi piace, mi spiegano come funziona e come rifarlo. Quindi io lo posso ricostruire, ma non è che lo compro già fatto, lo ricostruisco ed intanto che lo ricostruisco lo imparo, capisco cosa c'è dietro. E questa è la grande invenzione di Arduino, il fatto che ci sia una comunità di persone che, ragionando con la logica del software libero, rendono disponibile quello che inventano e mettono a disposizione la loro competenza e la loro, quello che loro sanno per tutti gli altri che devono imparare ad utilizzare questo sistema. Non vi voglio annoiare di più. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno pensato a quello che è il paradigma del futuro, semplificare le cose, perché Arduino si può programmare in maniera semplicissima, tutti lo possono fare, lo vedete poi qua, qui abbiamo un sistema, adesso qui si è addormentato, ecco, questo si chiama Scratch, non è nient'altro che un sistema a blocchetti, uno prende i blocchetti, li mette insieme, tac, e fa il programma. Quindi semplificare il modo di programmare, innovare, perché c'è una comunità che inventa sempre cose nuove grazie a questo oggetto, e soprattutto condividere quello che ho inventato, come l'ho fatto, quali sono i problemi che risolvo, in maniera che tutti gli altri li possano risolvere. Io ho finito, provateci e vedrete che vi piacerà. Adesso vi facciamo vedere che cosa noi abbiamo fatto con questo oggetto. Suoneremo alcune musiche. Suoneremo praticamente della frutta, e abbiamo della frutta, suonerete tutti, lì abbiamo della frutta che suona, qui abbiamo della carta che toccandola può essere suonata, e qui invece abbiamo un oggetto un po' strano, credo che forse nessuno di voi lo conosce, questo è un Commodore del 64, è un computer degli anni 80, no? Abbiamo collegato questo computer ad Arduino e lo faremo suonare utilizzando il cellulare Android. Quindi questo cellulare Android parla con Arduino, Arduino parla con il Commodore 64 e lo fa funzionare. È tutta roba inutile, però tutta roba che è divertente e serve a imparare come funziona l'informatica divertendosi. Quindi adesso il mio invito è quello di partecipare con noi a questa suonata, in maniera da rendersi conto di persona di cosa stiamo parlando. Grazie. Questo io lo passo più così. Voi intanto ve lo passate, suonate anche voi. Basta finire sui tasti, questo è un normale touch. Oh.
studio. Molti di noi che sono strumenti musicali sono molto contenti di suonare frutta e verdura. Io per esempio personalmente sono contentissimo perché sono vegetariano, quindi il fatto di suonare pomodori, zucchine, banane, limoni. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo assegnato una sillaba della mia voce a ogni frutto. Potete provare anche voi adesso. Anzi, io direi di fare una bella jam session tra cellulare che passa a voi, le banane, la frutta e verdura, e poi la carta si sente poco purtroppo, perché non avevamo un cavettino jazz. No? Prima funzionava. Ah, sì.
toccarle le cose per impararle. Non so quando ve li capiterate. Non si rompe, eh. Non si può rompere la frutta. Non preoccupatevi. No, nessuno. Aspettiamo che Luca prepara il tempo.